La neve ha vinto la partita tra Mistretta e Sant'Angiolese. Infatti, sabato, una vera e propria grandinata mista a neve si è abbattuta su Salvatore Lentini, costringendo l'arbitro della partita a sospendere il match al 36esimo del primo tempo, quando il risultato vedeva i padroni di casa avanti per 1-0. Le due compagini erano scese in campo per cercare di dare una scossa ai rispettivi ambienti. Il Mistretta per dimenticare la brutta domenica di Rocca di Capileone e la Sant'Angiolese per ritrovare la vittoria, dopo alcune prestazioni non esaltanti. Ma il match si mette subito male per gli ospiti, perché al primo minuto, dopo un'azione convulsa, il pallone arriva sui piedi del giovane Rinaldi, che da fuori area, di prima intenzione, lascia partire una sassata di interno destro, che si infila nel sette della porta difesa dall'incolpevole La Monica. Veramente bello il gol del numero 2 a Mastratino. Un minuto dopo, il Mistretta avrebbe l'occasione del raddoppio con Santo Salerno, che con un bellissimo pallonetto batte La Monica, ma la sfera batte sull'incrocio dei pali e rientra in campo. Dopo questa occasione le due squadre provano a produrre qualcosa, ma il terreno di gioco ridotto in un pantano non permette azioni elaborate e la neve che cade sempre più copiosa rende la visibilità dei calciatori molto insufficiente, finché con il terreno di gioco completamente ricoperto dalla neve e le linee del campo ormai invisibili, l'arbitro della partita, il signor Salvo di Barcellona, decide di chiudere il match, che dovrà quindi essere recuperato, ricominciando dal primo minuto, sul risultato di 0-0.